oneri ed onori per il direttore del Museo Egizio di Torino. È certamente importante questa giornata, ma come avevo chiesto anche alla direttrice, ecco, un punto di partenza o un punto di arrivo? Certo, un punto di partenza che ha una base fondamentale, che è la ricerca. La ricerca è quello che noi abbiamo messo al centro di tutta la nostra attività. Un museo è in primis un centro di ricerca, un museo senza ricerca non può esistere. Quindi la ricerca ci porta a variare continuamente la nostra interpretazione, a capire e a far parlare gli oggetti, a sottolineare quello che è il rapporto tra il soggetto, quindi i visitatori, e gli oggetti, e capire anche qual è la biografia degli oggetti e le loro diverse vite. Quando questo poi ci porta a fare dei progressi, questi progressi devono essere resi visibili al pubblico variando l'esposizione. Ecco, il museo più antico e certamente più importante del mondo. È il museo più antico del mondo perché nasciamo come museo nel 1824 e ha un'importanza che viene sempre più sottolineata sulla sua importanza scientifica. La ricerca, la possibilità di analizzare i reperti rende il museo quello che deve essere all'interno del consesso internazionale.